perché credo che in questa fase la città di Imperia stia vivendo un momento che è estremamente complicato e non lo è solo dal punto di vista politico o amministrativo, perché quello potrebbe interessare magari solo una parte di imperiesi. E credo che questo però sia uno dei tanti temi, no, che dovrebbero essere affrontati in questa città, cioè che la cosa pubblica, il dibattito sulle cose pubbliche debba essere molto più ampio, non deve essere chiuso in una stanza, in un ufficio del Palazzo Comunale o in qualche incontro tra poche persone, perché se questa città oggi è ferma, e questo è indubitabile, e non è una questione di capaci sì, capaci no, la città è ferma, gli asfalti sono distrutti, le strade secondo me sono al limite della praticabilità, sono pericolosissime, la questione della viabilità di là delle buttate su Borgo Marina che hanno dell'incredibile secondo me per le modalità con cui sono state poste e su cui spero ci si ripensi, mi auguro, perché sono tutti contrari. Io la Marina ci vivo, come è noto, io ieri sera, ahimè, ci sono passato, mi sono fermato, mi hanno parlato un po' di persone dicendomi, e ho capito, insomma, non è che siamo in 10.000 a Borgo Marina, ecco, sono i metodi che non funzionano, non si fanno così le cose, la viabilità non viene cambiata in questa maniera. Però torno a dire... Nel senso che ci deve essere un maggior avviso. Assolutamente, non basta che lo sappiano forse i quattro consiglieri comunali e gli assessori, perché poi non ci vivono. È una decisione già presa da tempo, presa dalla giunta, quindi era nota. Ecco, però non lo sapeva nessuno. Si saranno dimenticati, magari era nota loro, si saranno dimenticati di comunicarlo, perché non è che la comunicazione si fa su una pagina Facebook, si fa attraverso la segnaletica. Il comando vigili, prima di chiudere una strada, secondo me deve dirlo prima. In quella giunta tecnica c'era Carlo Capacci, con cui poi avete anche condiviso l'inizio di questa amministrazione. Anche alla luce di quello che abbiamo detto, c'è un po' di delusione. Beh, io sono molto rammaricato. Sono molto rammaricato perché io credo di essere stato uno più di tutti gli altri, lo posso dire adesso perché non l'ho mai detto, più di tutti gli altri ha contribuito a quella candidatura, no? Che non è, è colpa tua perché ci hai messo, io non ci ho messo nessuno, io ho indicato una persona, prima una mia idea personale, da un confronto diretto evidentemente, che poi si è sviluppato nell'arco di tanti mesi. Non è che io una mattina mi sono svegliato e ho detto allora tutti d'accordo, Capacci fa sì, perché poi ci sono state anche le elezioni, giusto? Non ce l'ho mandato io a tavolino. Di nomina? È stato votato al ballottaggio dal 72% degli imperiesi, no, hanno votato in pochini, in effetti, erano già i primi segnali, io lo dissi, dico attenzione, guardati i dati al primo turno, secondo me si doveva vincere al primo, in quella fase si doveva vincere al primo. Io non prevedevo tutto sommato un ballottaggio. All'inizio sì, ma dopo vedendo la campagna elettorale era evidente che Capacci stravincesse camminando per la strada. Ma non è che ha stravinto proprio tutto da solo. Credo, per carità, può essere. Io non ci avrei st'idea. Ripeto, io mi sono candidato, ho preso i miei voti, ho fatto il primo, mi sono ritenuto molto soddisfatto. Subito dopo però ho capito che quello spirito, quel programma, perché le cose che ho detto che sarebbero da fare... non è che le dico oggi, sono nel programma della coalizione che ha sostenuto il sindaco Capacci, dove c'è anche il PD che è ammutolito, non parlano più. Cioè parlano per dire parleremo, parlano per dire vediamo, ma qui non c'è niente da vedere. Cioè, il sindaco ha chiesto le dimissioni del vice sindaco e di un assessore in quota PD, ma come fanno a non parlare? Come fanno a non dire niente? No comment, poi vediamo, domani ci riuniamo, stiamo per vedere, il sindaco non c'è, quando torna facciamo la riunione. Secondo me i problemi di Imperia sono altri, di chi fa il vice sindaco, l'assessore vigile o sindaco, sono ben altri.